Cari amici appassionati di orologi, bentornati per questa nuova video recensione. Sapete, quando nasce un nuovo marchio di orologi non c'è modo di sapere se questo riuscirà ad avere un posto al sole tra i grandi del mondo dell'orologeria. Bisognerebbe avere una sfera di cristallo. Però quando, come nel caso che vedremo oggi, torniamo dopo 2 anni dal lancio di un marchio a vedere qual è stata l'evoluzione, la maturazione in termini progettuali, in termini di qualità, in termini di percorso storico del proprio orologio, e lo troviamo nello stato in cui lo vedremo oggi, beh, questo non può che fare immenso piacere, soprattutto se il marchio si chiama Faders e se io ho avuto l'onore e l'orgoglio di vederlo sin dalla fase embrionale evolversi e diventare un vero marchio di orologi. Faders, fondato da 2 giovani amici, Luigi e Matteo, che hanno deciso di realizzare degli orologi che si caratterizzassero non solo per una qualità importante, per un design che potesse garantire una continuità negli anni, che potesse non stancare, ma anche che potesse essere tramandato da padre in figlio. E questo è stato lo spirito col quale hanno realizzato il loro primo diver Horizon, che ha già visto tante declinazioni e tanti modelli, tante varianti susseguirsi e diventare oggetto d'acquisto non solo di appassionati, ma anche, grazie alla rete di distribuzione delle gioiellerie, persone normali, ma anche di collezionisti che hanno deciso di comprarli dal primo all'ultimo. L'orologio che vedremo oggi però è qualcosa di diverso, pur condividendo la stessa cassa. Infatti il miglioramento qualitativo, la complessità costruttiva, beh, sono elementi tangibili. Un orologio che fa sul serio già dal calibro, un calibro ormai in via di estinzione per via della politica di ETA al riguardo, un ETA 2892, quindi un calibro con funzione GMT che ormai praticamente è sempre più difficile da trovare e che quindi equipaggia sempre meno gli orologi che finiscono al nostro polso. L'orologio però è realizzato ispirandosi a un grande globetrotter, anche se all'epoca il termine non esisteva, della storia italiana, in particolare della storia delle esplorazioni e della storia del volo italiana. Si tratta di Umberto Nobile, pioniere della Regia Aeronautica Italiana e grande esploratore, conosciuto in Italia e nel mondo per via dei suoi viaggi, delle sue trasvolate in dirigibile sul Polo Nord. Pensando a Nobile, Luigi e Matteo hanno realizzato un orologio dai colori glaciali, con un quadrante realizzato a pressa idraulica che riporta specchiato il mondo su un mare di ghiaccio. Qualcosa di veramente impattante, tant'è che non riesco a togliermelo dal polso. L'orologio si presenta con la classica cassa Horizon da 40 mm con 48 mm di lug to lug, uno spessore di poco più di 12 mm e un passo del cinturino o del bracciale, in questo caso nella confezione li abbiamo entrambi, da 20 mm. Una delle cose che fanno capire che questo orologio fa sul serio è la ghiera, una ghiera a 24 scatti che è probabilmente una delle migliori che io ho provato in tutti questi anni e che ho posseduto in tutti questi anni, forse la migliore per la fascia di prezzo nella quale questo orologio si inserisce. Una ghiera che infatti restituisce 24 scatti precisi e una volta fissata non si sposta più, ovviamente bidirezionale come si confà a un GMT.
La ghiera è realizzata con l'innovativo sistema di faders, e cioè con l'inserto esterno in ceramica che si inserisce come se fosse un puzzle nella parte interna in acciaio, e riporta le principali città con i principali fusi, perché sono posizionate in maniera progressiva, così che fissando manualmente sulla sfera delle 24 ore dell'orologio voi possiate calcolare esattamente il fuso di Londra, di Roma, di Atene e così via, semplicemente andando a scorrere il disco della ghiera. La ghiera custodisce un vetro con doppio antiriflesso, un vetro piatto che restituisce ben pochi riflessi, sembra quasi non esserci a seconda di come lo si guarda. E all'interno troviamo il quadrante, il capolavoro di questo orologio, con il logo di Faders e la scritta Faders a ore 12 in rilievo, così come in rilievo è la mappa. A ore 6 troviamo, come se fosse una targa applicata su una prua di una nave, la scritta Horizon in azzurro, automatic GMT e 200 metri, per poi sotto ancora trovare la scritta Swiss Made. Il Superluminova e il C3, sia negli indici che nelle sfere, che ricordo hanno un disegno proprietario, le troverete solo su Faders. Ma una delle sorprese vere di questo quadrante è che al buio, oltre ad essere molto performante, si illuminano anche dei punti nella mappa. Sono le principali città che si accendono di notte come se le stessimo osservando realmente dallo spazio. A ore 3 poi troviamo, tondo, circondato da una cornice cromata, il datario, in corrispondenza di una corona che funziona molto bene e che è protetta da due abbondanti spallette. Il bracciale, completamente satinato, eccezion fatta per le parti laterali, si presenta con i classici pin a collarino, un po' difficili da sostituire ma decisamente impossibili da staccare accidentalmente. Abbiamo poi una chiusura deployante con sistema di sicurezza, 4 microregolazioni e il logo di Faders. Nel fondello, chiuso invece da 6 microviti per fare in modo che la grafica sia sempre nella medesima posizione, presenta, oltre che tutte le specifiche tecniche, anche il classico pattern di Faders con il logo ripetuto, che è veramente ben fatto. Al polso l'orologio si presenta in maniera molto equilibrata, dati sui 40 mm di diametro per 48 mm di lug to lug. È comodo e io lo sto utilizzando da giorni senza alcuna difficoltà. Anzi, devo dire la verità, questa volta l'ho tenuto un po' più largo del solito, perché io solitamente li stringo molto al polso, e la corona in alcun modo dà fastidio alla mano. Ma arriviamo alle conclusioni, amici. Cosa ne penso io di questo segnatempo? Beh, qui dentro c'è tutta la maturità di un marchio che vuole giocare in Serie A, che sta dimostrando di giocare in Serie A dal primo giorno nel quale è entrato in campo. Basta conoscere Luigi e Matteo per capire che hanno negli occhi la passione di chi vuole fare di tutto perché il suo sogno diventi una realtà mondiale. E la strada è quella giusta, non solo per le vendite che ci sono state fino ad ora, che evidentemente confermano la loro intuizione, il loro coraggio imprenditoriale, il loro sforzo, ma anche per il fatto che in questo orologio c'è tutta la maturità di un marchio che impara in fretta e che vuole stupire. Per un prezzo che è di 1690 euro, mentre in preordine questa limited edition, che ricordo essere fatta in 50 pezzi, viene venduto a 1344 euro, un prezzo decisamente accattivante per un orologio con ETA 2893 e con queste caratteristiche e finiture nel 2024, quando ormai in realtà tutti i grandi marchi stanno sparando verso l'alto i propri listini. Ma voi cosa ne pensate? Beh, scrivetemelo nei commenti. Intanto in descrizione trovate il link di Faders. Noi ci diamo appuntamento alla prossima video recensione. A presto, amici!